Buongiorno a tutti, io sono Alessandra Mirri, sono il direttore dell'unità operativa complessa di radioterapia dell'ospedale San Filippo Neri di Roma. Svolgo la mia attività in questo ospedale da 2 anni, dall'apertura di questo nuovo reparto. E l'attività di questo reparto è sempre stata focalizzata su quelle che sono le tecniche cosiddette speciali di radioterapia, quelle che cercano di coniugare il miglioramento, l'evoluzione della tecnica con anche la maggiore attenzione alla qualità di vita dei pazienti, alla qualità delle cure. E l'altro grande tema di interesse di questa unità è la radioterapia sintomatica palliativa, che riveste una grandissima importanza nella cura dei sintomi legati al tumore e alle metastasi. E proprio per questo noi abbiamo creato un ambulatorio apposito per questa radioterapia sintomatica, in grado di dare al paziente un trattamento e quindi una risposta ai suoi bisogni in massimo 7 giorni, evitandogli peregrinazioni. Allora, in questo momento noi viviamo un momento particolarmente fortunato della medicina, ma in particolare della radioterapia, perché negli ultimi 10 anni abbiamo a disposizione finalmente una serie di tecnologie che ci permettono di dare dosi sempre più conformate a quello che è la vera estensione del tumore, quindi dose che sono efficaci ma sono rispettose della integrità della persona. Questo vuol dire che hanno meno effetti collaterali rispetto a quelle che usavamo in precedenza. E questo perché noi lo possiamo fare? Perché da una parte queste nuove tecnologie di radioterapia non solamente sono in grado di erogare delle dosi molto precisamente, ma sono in grado anche, grazie all'integrazione con le metodiche di immagine, con la TAC in particolare, di controllare dove noi stiamo dando la dose, controllarlo tanto prima di dare quanto anche durante il trattamento radiante, compensando minimi spostamenti e quindi evitando le imperfezioni. Per esempio, la macchina, tutte le nuove tecnologie sono in grado di controllare prima del trattamento. Il CyberKnife è veramente l'unico esempio in questo momento, uno dei pochi, in grado di controllare anche durante l'erogazione della dose e quindi permetterci una precisione importante. Di contro a questo miglioramento tecnologico abbiamo anche una migliore conoscenza della biologia dei tumori, che ci permette di sapere quali sono tumori che hanno un'alta velocità di replicazione o quali sono quei tumori che hanno una bassa velocità di replicazione, cioè un basso rapporto alfa beta, un termine tecnico ma vuol dire solamente una modalità di risposta alle radiazioni, come per esempio i tumori della prostata. E questo ci permette, ci consente di dare il trattamento in meno frazioni, con una dose più alta. Grazie a questa conoscenza noi sappiamo che la dose più alta sarà più efficace, ma sappiamo anche che la possiamo dare con più serenità da parte nostra e più tranquillità da parte del paziente, perché abbiamo una tecnologia che ci permette di farlo. E sono anche queste conoscenze biologiche insieme alle tecnologie ci permettono di dare delle terapie che sono veramente rispettose della persona, rispettose non solo della sua integrità fisica e quindi nel senso di minori effetti collaterali, ma anche proprio della qualità di vita, perché un trattamento con un numero limitato di sedute viene a impattare molto meno sulla propria qualità di vita. Dobbiamo pensare che siamo in un momento in cui la famiglia tradizionale esiste molto poco, non esiste più, per cui anche per un paziente essere accompagnato per 40 volte rappresenta un problema, perché i suoi familiari comunque devono perdere giornate di lavoro, perdere permessi. In questo momento di crisi economica può essere un problema, oppure pazienti anziani soli, venire poche volte è decisamente meglio che venire tante. Ed è per questo che nei tumori della prostata tutti i centri, ormai la maggioranza dei centri che hanno una strumentazione tecnologica adeguata, si sta orientando verso regimi ipofrazionati, così noi chiamiamo, in modo da consentire una più adeguata qualità di vita dei pazienti. E questo consente non solamente un miglioramento per il paziente, ma un miglioramento anche della struttura, che può in questa maniera trattare più pazienti e quindi ovviare al problema delle liste d'attesa, perché ci troviamo in un momento difficile, da cui da una parte abbiamo una aumentata richiesta di prestazioni per le migliori diagnosi, per le diagnosi più precoci, per anche una maggiore informazione tanto dei medici quanto dei pazienti stessi. Dall'altra parte però abbiamo delle risorse limitate, e quindi avere delle tecnologie, delle
delle conoscenze che ci permettono di dare dei trattamenti in maniera più concentrata, così a poter offrire più trattamenti a tutti, oppure anche di avere una maggiore appropriatezza, perché questo è l'altro problema su cui io penso sia importante battere in questo momento, appropriatezza dell'utilizzo delle risorse. Perché noi abbiamo tutte tecnologie che sono veramente importanti, ma sono estremamente costose, e quindi conviene usarle per i pazienti che veramente se ne possono avvalere, lasciando invece tecnologie forse sempre conformate ma più semplici per pazienti in cui la terapia riveste un aspetto, un carattere sintomatico e non curativo. E quindi noi cerchiamo di utilizzare, dicevo, da una parte di avvalerci di linee guida o di medicina basata sull'evidenza, e quindi cerchiamo di utilizzare questo tipo frazionamento nei tumori della prostata e nei tumori della mammella in setting curativo, e cerchiamo di utilizzare le metodiche di imaging, le metodiche proprio tecniche tipo la radioterapia con intensità modulata, o cerchiamo di utilizzare la stereotassica non solo per le lesioni cerebrali per le quali è nata l'indicazione, ma anche con grande soddisfazione per quelle lesioni extracerebrali come i tumori polmonari in fase iniziale, che adesso vediamo per la migliore capacità di indagine e di diagnostica, li troviamo molto spesso in pazienti anziani o con patologie associate che non permettono l'intervento chirurgico, che pur sarebbe tecnicamente possibile. Per cui anche in quelli adesso è diventato un campo molto importante di applicazione della stereotassica, perché con poche sedute da 1 a 3 noi siamo in grado di risolvere senza trauma per il paziente, senza ospedalizzazione, altra cosa importante per la riduzione dei costi e per il miglioramento della qualità di vita del paziente, perché un'ospedalizzazione è sempre un trauma per chiunque, siamo in grado di risolvere un problema. L'altro campo dove veramente applichiamo ormai l'ipofrazionamento, perché la letteratura, le linee guida, la medicina basata sull'evidenza, ma più che altro il grado di soddisfazione dei pazienti ce lo dicono, è tutto quello della radioterapia sintomatica, palliativa, cioè quella che serve a risolvere i sintomi del tumore e quindi legati al tumore o alle sue metastasi, quindi a migliorare la qualità di vita dei pazienti, dove ormai sono stati abbandonati, o almeno noi cerchiamo di far abbandonare questi cicli lunghi che affliggono il paziente, invece fare da 1 a 5 sedute, e quindi in questo la tecnologia ci aiuta, perché noi possiamo dare alte dosi solo se siamo in grado di conformare la dose alla zona che vogliamo irradiare e di non dare dose ai tessuti sani circostanti. In questo cerchiamo di ottimizzare intanto proprio la qualità di vita e di terapia che offriamo ai pazienti, le nostre risorse, perché sono limitate come quelle di tutti, e anche il tempo proprio degli operatori e delle macchine. Che grazie al miglioramento delle terapie in generale, terapie chirurgiche, chemioterapie, ormai il tumore, non per tutti, questa se no sarebbe una follia dirlo, ma per una grande fetta di pazienti sta diventando una malattia cronica, cioè come il diabete, come la pressione alta, come i disturbi cardiaci. Noi sappiamo che quel paziente sarà seguito e farà forse terapie per tutta la sua vita, ma comunque è un paziente che ha un amplissimo lasso di vita davanti, diciamo inaspettato anche per noi che lavoriamo da 30 anni, eravamo abituati a tempi differenti. Per cui mentre prima forse non guardavamo nemmeno l'aspetto dell'effetto collaterale, perché la sopravvivenza era così limitata che il paziente non aveva nemmeno il tempo di vederli, invece adesso diventa molto importante guardare a questi aspetti, e quindi poter disporre di tecnologie che ci permettono di rispettare i tessuti sani è molto molto importante, anche perché se no delle volte diamo degli effetti collaterali che sono peggio del tumore stesso.